Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars per shoppare la nuova skin di Pearl Fortezza Oscura. Ovviamente poi dobbiamo shoppare anche la skin di Iris Incubo Alato e lo faremo in un prossimo video, quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace per supportare questo video di shop qui, iscrivetevi al canale se ancora non siete fatto per non perdervi tutti i prossimi contenuti, ma soprattutto, come al solito, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Fondamentale per supportarmi, ogni settimana scade in lo dovete reinserire, grazie davvero di cuore a tutti coloro che lo faranno anche su tutti gli altri giochi Supercell. Voglio dividere i video delle skin, ragazzi, perché comunque ormai ci stiamo prendendo bene con le scalate e scalare due brawler in un video è sempre un po' complicato, quindi a questo punto direi concentriamoci su Pearl e poi in un prossimo video andremo direttamente su Iris. Tra l'altro, ragazzi, skin di Halloween sempre pazzesche, ma proprio fuori di testa, ragazzi, cioè mamma mia. Comunque Pearl è quel brawler forte che però non ho mai scalato in realtà, che ci sta in sopravvivenza. Secondo me ci possiamo fare tante win di fila in sopravvivenza, eh? E siamo già a 5 win di fila, quindi qua sento puzza di tanti bei trofei facili. In realtà in sopravvivenza i trofei non sono mai facili, perché pure in una lobby de bot, se te ritrovi impaninato tra 2-3 player che te pushano, è complicato. Siamo 28 perl e ce ne abbiamo subito una anche qui a destra. Ok, abbiamo usato subito il gadget, raga, ma almeno siamo andati tranquilli. Va bene, così, andiamo questo. Cioè, in realtà è un brawler che mi è sempre piaciuto, Pearl, ma sempre, sin dall'inizio. Però vabbè, per un motivo o per un altro non lo uso, non lo so. Non lo so perché, ragazzi, non lo so. Però oggi, anche per questo, volevo dedicargli totalmente la scalata, diciamo così. Senza shoppare altre skin, senza vedere altre cose. Allora, qui c'è un Mo. Aia, mo così, con un ostacolo in mezzo, è sempre complicato da gestire, eh? Infatti mi allontano perché potrebbe essere più complicato del previsto. Comunque, bella anche la hit classica e poi questa animazione che quando si scalda al massimo si attiva fornelletto demoniaco. Ah, quindi stanno tutti qui in alto. Ciao bro. Mamma mia, ragazzi, quanto danno. Ha usato il gadget il bro, però, eh. Non l'ho hitato? Possibile che non l'ho hitato? Possibile che non l'avevo hitato con dei colpi? Va bene, va bene, va bene, va bene. Ce la siamo portata a casa lo stesso, eh. Ce la siamo portata a casa lo stesso. Anche contro un Kenji che c'aveva 10 power-up. L'abbiamo gestita bene. Possiamo dirlo, possiamo dirlo. Allora, vediamo un po'. Qua adesso doppio Kenji e doppio Mo, che prima ci ha messo comunque in difficoltà in sta mappa, che ci sono moltissimi ostacoli. E ripeto, Mo è molto complicato da gestire in queste situazioni, perché lui ti può hittare da dietro il muro. Possibile non c'è nessuno? Vabbè, io me lo prendo. Lì l'ho salvato il Dug, eh, perché il Mo lo stava andando a chiudere. Ma al centro non ci sono mai... Ah no, perché se li vanno subito a fare i Kenji qua, eh. Vabbè. Va bene. Mamma mia, quanti danni fa Pearl comunque, veramente. Vorrei provare a caricare la ulti. E soprattutto contro un possibile Kenji che ti... Ah, alla fine il Dug è morto. Ce l'ha fatta il Mo a killarlo. E occhio al coso, eh. Occhio al gas, che comunque col gadgettino... eccolo lì, diventa immortale. Ma mi spieghi che vuoi, Mo? Che vuoi? Perché ce l'hai con me che c'era quello lì che te l'ho messo one shot? C'è il gas, te l'ho messo one shot, tu pensi a me. Vabbè. Ma zio pera, ragazzi, però... Vedete perché in sopravvivenza nulla è mai scontato? Vedete perché in sopravvivenza nulla è mai scontato? Perché se te becchi l'avversario che... Ma! Chissà per quale motivo si fissa con te, è finita. E abbiamo perso anche le win di fila, ragazzi, purtroppo, eh. Sì, le abbiamo perse, giustamente. Però coi trofei siamo andati avanti. Da una parte l'importante è quello, dall'altra adesso rallentiamo drasticamente la nostra scalata. Mannaggia la miseria, ragazzi, quel Mo maledetto. Ma più che altro non mi aspettavo, cioè c'aveva un power up. Mo sono 2-3 volte che lo depotenziano, ma rimane comunque un brawler solidissimo. Non c'è niente da fare. Poi soprattutto quando si carica la ulti e ti pusha trasformato, proprio complicato da gestire. Allora, va bene.
Cioè uno lì potrebbe dire, vabbè, ma non dovevi rompere le scatole al gas. Vabbè, e allora non pushiamo nessuno e camperiamo. Come andrebbero giocate le sopravvivenze, eh? Perché così andrebbero giocate, io lo so. Ma non ci posso credere. Guarda, tutti con me ce l'hanno, a maledetti, e basta però. Ma come quel buster c'ha... Ah no, che avevo visto 8 power up. Allora, buoni un attimo. Lobby maledette. Lobby maledette. Allora, ok. Questo ragazzi adesso è diventato un bel animale, eh. Dai. Dai, su. Ma c'è, ma mannaggia la miseria. A me quando mi chiudono mi pusha chiunque. C'è, no? In questo caso, il Sam si stava per salvare perché lo Stu a un certo punto ha smesso di pressarlo. Se fossi stato io al posto suo, mi avrebbe pressato pure un terzo player addirittura. Vabbè, lo sappiamo ragazzi, la sopravvivenza è così. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ok, Clancy, Meg, Paz con la ulti potrebbe essere un problema. Va bene, va bene, va bene. Oh, questo ha lasciato tutti i power up qui per andare subito al centro. Che da una parte ci sta, dall'altra meglio per noi, in realtà. Quindi vediamo un pochettino se riesco a farmi anche l'altro power up che ho visto di qua. Sì, perfetto ragazzi. Alla grande. Ok, qui c'è un... Hawk. No. Un Hank. Che Hawk. Ormai con i brawler, cioè 68 miliardi di brawler, io già con le skin non le riconosco più. Sto iniziando a dimenticarmi anche i nomi veri dei brawler, io ve lo dico. Io ve lo dico. Soprattutto di quelli che non uso molto e che sono relativamente nuovi o che comunque non fanno parte del Brawl Stars OG. Perché quelli del Brawl OG ovviamente non me li dimenticherò mai, ci mancherebbe altro. Dai, no. Ok, però abbiamo la ulti. Peccato non essere riusciti a prendere quel power up. No, mettato, mannaggia la miseria. La miseria! Mannaggia Kenji maledetto che c'ha sto scatto. E poi il colpo, raga, il colpo di Kenji è lunghissimo. Cioè, il colpo è veramente lungo. Ti viene proprio da sottovalutarlo. Ti viene proprio da sottovalutarlo, maledetto. Va bene. Raga, sta a vedere che faccio fatica contro certi brawler. E il matchmaking è quello, infatti. Vabbè. Che fai, bro? Emote? Allora. Vabbè, certo. Byron pensa a me. No, ma fatti... No, ma si doveva far killare. Ma che... Non aveva preso la Willow, tipo? Oh no, che cosa è successo? Ma no, mi sono sognato io che la Willow gli aveva preso il controllo. Ok. Ah, sì, sì, era... Ok, ok, ok. Ok. Raga, ma tutti sti Kenji con sti nomi strani? Vabbè. Raga, io vado... Cioè, hitto così pure il Mo, non me ne frega niente. Niente, la Macy si deve per forza... vabbè. Ok, mamma mia, raga, che salvata qui che abbiamo fatto. No, pensavo fosse rimasto in questi cespugli. Ok, voglio solo caricare la ulti io. Mi fate caricare la ulti, per favore? Niente. Non mi fanno caricare la ult. Ok, ora sì. C'ho l'overdrive con la ulti finalmente. Perfetto. Però vorrei aspettare perché qui ragazzi, se la safe diventa sempre più piccola, cioè qua diventa devastante, eh? Il mio overdrive con la ulti. Se riesco a prenderli tutti e due sarebbe un po' un sogno. Ti dirò di più. Provo a schiacciarli.
No! Raga. Troppo aggressivo. Però ci sta, va bene. Allora, volevo provare a sto punto, giusto per variare anche un pochettino, un po' di football, dai, così non facciamo solo la sopravvivenza. Anche se è molto probabile che tra qualche partita torniamo in sopravvivenza, Attenzione. Va bene, vediamo un pochettino. Beh, noi abbiamo il lanciatore che non è male. Loro non hanno nulla per spaccare, quindi se il Barry se la gioca bene, possiamo... Il Kenji però non ci doveva... Ah, c'è pure morto il Kenji. Eccolo l'effetto, raga, che prima pensavo fosse di Willow. Qualcuno che avesse preso il controllo di Willow. Cioè, allora, non solo il nostro Kenji non ci ha aiutato contro il Kenji avversario, ma è andato anche a morire proprio tranquillamente. Raga, qua la vedo un attimino difficile, La vedo un attimino complicata. Raga, la tiro via con la ulti, perché sennò qua ci fanno gol. Meno male che l'ho tirata via con la ulti. No, ti prego rientrate. No, che so, il primo... Meno male. Oh mio Dio. No, raga, dovete prendere la palla e buttarla via. Io non ho fatto in tempo. Ci stanno proprio a chiudere, raga. Cioè, ci stanno a chiudere proprio brutalmente. Brutalmente. Niente, il Kenji adesso sta pure fermo. A posto. A posto, ragazzi. Perfetto. Ok. Raga, lo so che ho tirato via la palla con la ulti. Era quello... No, raga, dai, ma pure il Barry sta mezzo fermo. Ma che... Ma mannaggia la miseria, oh. Ok. Eh sì, vabbè, 28 ulti, questo si sta a caricare. Dai bro, passami la palla. Ma no, vabbè, no, c'era il Kenji, ma meglio così. Oddio, che gol che ha fatto. L'ha messa all'angolino, l'ha messa. GG. No, bro, ragazzi, però, ma perché? Ma che è sta cosa? Ma che era sta pushata? Niente. Ma io, boh, raga, non capisco. Niente, non comprendo. Cioè, che cosa volevano fare? Cioè, la stavamo davvero per recuperare. Cioè, perché l'hanno voluta buttare così? Mo' questi ci richiudono come prima. Meno male. Oh mio Dio. Tira con la ulti. Bravo. Mamma mia, meno male, raga. Che cosa stavo vedendo? Cioè, il Barry, no? Ma mi spieghi per quale motivo con la ulti subito allo start prende e va in mezzo agli avversari? Cioè, ma quello lo puoi fare se gli avversari sono one shot? Non lo so. Cioè, così non ha veramente senso. Ma poi soprattutto contro un Kenji, vabbè. Comunque, vediamo un po'. Gas è un altro Barry. Di là è Uge. Vabbè, ragazzi. Ma io vorrei sapere mo i danni. Chi glieli va a fare sia al Kenji che al Draco. Vedete, perché poi a un certo punto vado in sopravvivenza. Mamma mia, grandissima parata da parte di Gatto. È rimasto sulla riga. Bravo Gatto, perfetto. No bro, però non so se mi ha riconosciuto. Solo mo per minare ci stavamo per morire. Mo' con problema. Raga, stavo proprio a buttarla via con... Gas! Ma gli dai una mano al poro Gas! Raga, Gas sta più a solo il muro. Ha preso solo il muro, ve lo giuro. Ha preso solo il muro. Grande Gatto, fenomeno. Ok. Io vado a far gol, raga. Cioè, se mi avete lasciato tutta la fascia libera, me ne approfitto, Non è che non disdegno queste situazioni, anzi. No, raga, però mi serve una mano. Ok, me l'ho passata lì. Oddio, forse riesce a far gol. No, perché c'ha la ulti l'Eugenio. No, Gatto, buttala via quella palla.
Buttala via e spara, buttala via e spara. Spero l'abbia buttata lontano. Un po' sì. Raga, ho sprecato pure la ulti. Non solo l'ho sprecata, gli ho pure aperto un varco davanti alla porta. Mannaggia la miseria, mannaggia. Quella ulti maledetta di coso, di Kenji, che se ne va via. Guardalo lì con sta ulti maledetta. Vabbè. Mamma mia, raga, che difficile. L'avamo vinta sta partita, L'avevamo veramente vinta. Dai, dai, l'abbiamo vinta lo stesso. GG. Mamma mia, ragazzi, che sudata pure questa. Che sudata pure questa, mamma mia. Io ho fatto 0 kill e 4 morti. Però ho fatto 2 gol. Eravamo pure gli sfavoriti. Abbiamo fatto un botto di trofei. Ma come 0 kill? Vabbè. Dai, andiamoci a prendere sto grado 15 con perla in sopravvivenza. Turu tu turu. Vediamo un po'. Kenji. Sì, vabbè, certo. Ma riempito la lobby di Kenji. Due kit, pure Clancy. Va bene, ragazzi. Questa finisce decima come posizione proprio sta partita. Madre mia. Mi ha rubato il power up, raga. Vabbè. Godo, godo però, godo, godo tantissimo, godo. Non è che mi ha rubato il power up. Perché sennò... No, raga, il kit lì. Maledizione. Qua mi toccherebbe camperare, ma c'ho paura in sti cespugli. Ok, almeno quarti ci siamo arrivati, quindi adesso possiamo anche smettere. Dai, questo c'ha 68 power up. Sparato a caso. Per errore. Ci abbiamo un kit a sinistra e quel bro lì in alto che c'ha un botto di power. Eccolo qua. Ok, lo devo un po' ittare per cercare di non dargli. Bro, ma tanto sei infuocato, voglio dire. Cioè, non è che te ne puoi andare tanto in giro. Ho provato a usare adesso l'overdrive, raga. Non so se l'avevo sbloccato già da prima, ma peccato, peccato, peccato. Non credo, non credo che ce l'avrei fatta. Non penso proprio. Però già era un qualcosa in più. Ok, ragazzi. Mandy, Frank, Corvo, RT, Terry. Va bene. Allora, vediamo un pochettino. No, Meg subito qui, no, però. Vai, vai, Meg, fatte l'affari qua. No, è pure Kenji, no, però, Ok. Ma ripeto, giusto un po' per allontanarlo, perché poi per il resto... Ok. Meg si pia tutti e due quelli, Certo, fa di duorte. Godo, mamma mia, qui bella kill. Frank è lì con la ulti. Un bel guaio, Frank con la ulti lì è un bel guaio, ragazzi. Mamma mia, raga, è devastante. Devastante, Pearl. Perché ancora non ci avevo scalato, raga? Oh, sì, vabbè. Sì, vabbè, raga. Comunque, veramente, kit... L'area di azione della ulti di Kit non ha senso, ragazzi. Non ha senso. Cioè, ti può atterrare a 20 metri di distanza. Si aggancia comunque, incredibile. Vabbè, comunque, anche questa non è che sia andata male, come partita. Cioè, voglio dire. Anzi, allora. Eccolo che cambia ancora il matchmaking. Eccolo che cambia ancora il matchmaking. Via di box. Va bene. Andiamoci a fare l'altro power up in alto. Bro, però pure te
Perché mi devi pushare così? Ok. Gli sta sparando anche qualcun altro, giustamente. No, no, Iris, però. Cioè, io ti voglio bene. Lo so che non ho shoppato la tua skin e magari ti sei pure un po' offesa, però... Che te devo di? Vai un po' giù. No! No, ragazzi, no. Ma quando me l'ha tolta tutta quella vita? Cioè, mi sono accorto di avere poca vita nel momento in cui mi ha pushato il Mortis. Ma veramente me l'ha tolto tutta quella vita, Iris? Mi ero concentrato talmente tanto sul fatto che la Iris fosse messa male e che ormai l'avrei killata che non ho più guardato neanche i miei HP. Cioè, non ho proprio più guardato i miei punti vita. Mannaggia la miseria, ragazzi. Non ci ho proprio fatto caso. Pensavo di essere full, quasi. Vabbè. Ah, mannaggia a me, raga. Ho avuto proprio una svista incredibile. Allora. No, niente, si salva. Maledetta. Raga, ma non è possibile. Ma non sto più guardando la mia vita. Ma poi come ha fatto una bella a killarmi, raga? Ma è stato 2-3 hit. Ma quanta vita c'ha Perla? Che è messa così male con la vita, Perla? Ma veramente? E qui le cose sono due. O sto sopravvalutando la vita di Perla. Ma non c'ha tipo 8.500. 8.700 c'ha. Come cacchio ha fatto bella a killarmi? Quanti power up c'aveva? 28. Cioè, bel ti fa il solletico che è buona solo nelle 3v3 perché ti rimbalza il colpo tra i compagni. Oh mamma mia, ragazzi. Due morti identiche proprio. Come cacchio ha fatto a bombarmi? E qui ho rosicato più rispetto a prima con Mortis. Perché prima, ragazzi, dico, vabbè, effettivamente non ci ho fatto caso. Stavo a pushare aggressivo, va bene. Ma la belle, raga. Cioè, non mi sarei mai immaginato che mi avrebbe killato in questo modo. Madre mia. Vabbè, giusto perché volevo concludere con una bella winner. Che se fossero andate bene quelle 2-3 partite... E niente, il mico mi doveva rompere le scatole. Il mico mi doveva rompere le scatole. Non si sa per quale motivo, ma mi doveva rompere le scatole il mico. Poi non lo so, raga, lo sapete, io ho proprio l'odio verso mico. Quindi ogni volta che uccido un mico io... Guarda la Ivy. Va bene, Ivy. Vieni, sì, vieni. Ma un colpo mi è bastato. Vai, pure a lei. Toxic. Ma facciamo i toxic, perché abbiamo rosicato prima. Basta. Ciao, bro. Ma tu in realtà, se usi bene il gadget, mi puoi anche quasi bombare. Si è scoperto troppo, raga. Si è scoperto veramente, veramente troppo. Non lo so, raga, volevo provare a raggiungere almeno le 3.40. Allora, vediamo un pochettino qui che cosa succede. Abbiamo un po' di power up intorno, ma abbiamo anche un po' di avversari. Chester stava fermo. Sarebbe stato molto comodo se fosse rimasto fermo. Sarebbe stato veramente molto, molto comodo. Però va bene lo stesso. No, il Kenji mo me pusha. No. Se pure la Lola mi rompe le scatole, no. Chiudiamo sto tag, va? Tara, io ti stavo aiutando a chiudere tag, però se poi vieni verso di me diventa un problema. Raga, non me ne frega niente che ho usato la ulti. Andava chiuso. Ah, Tara. Cioè, c'è 2000 di vita e continui a rompermi le scatole. E provi a rompermi le scatole, anzi. No, c'ha la ulti, ecco perché mi vuole rompere le scatole. Perché... avendoci la ulti adesso può fare un po' quel che vuole. E infatti si è andata a bombare l'Ash. Ah, però l'ha killata il Leon. No, c'ha la cosa mo. Okay, no, ragazzi. Vabbè. Bravo Kenji, vattene di là. Bravissimo. No, l'ho lisciata. Vabbè, questo poi si è aspettato qui. Peccato. Mamma mia, raga, gli ha ucciso l'ombra così. Gli ha ucciso l'ombra così, ragazzi. Mamma mia. Ma Kenji, raga, con quelle abilità veramente può uscire fuori da qualsiasi situazione. Allora, c'è una bella, mannaggia la miseria.
E sta proprio qui, eh. Perché guardala, c'è comunque i suoi dannetti, te li viene a fare, eh? Maledetta. E niente, non sono più riuscito a dittarla. No, 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 non mi mettere. Brava. Non ci siamo riusciti a fare quel power up, però va bene. Va bene. Raga, provo a camperarmela un attimino qui, perché sta partita con un solo power up potrebbe essere un attimino complicata. Devono andare giù. Appena vanno tutti giù e sto un po' più tranquillo, usciamo fuori dalla tana. È riuscito a farsi power up? Mi sa di sì, ragazzi. Se era bello un power up, se l'è preso. Mi sa che un power up se l'è preso, ragazzi. Vediamo un po'. A destra sparano, in alto sparano. Spero di non avere nessuno qui sulla sinistra. Lì qualcuno ci deve morire per forza. Ho visto gente one shot. Perfetto. E abbiamo sempre la Belle in alto, che non sarebbe male killarla proprio. Ah, ci ha pensato Leon, va bene. E però c'ha il segnalino, c'ha il segnalino di Belle. Mannaggia la miseria, cotto power up, mi ha distrutto anche se non mi ha preso precisamente. Cioè non mi ha proprio preso bene, bene, bene. Però con 8 power up gli è bastato anche hitarmi un po' di strisce, ma mi ha distrutto. Peccato, 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 peccato. Va bene, vediamo un po'. No, raga, è 0 power up. Ma lo sapevo. Ma lo sapevo. Mi devo provare ad andare a fare questo qui in alto. Però me lo devo giocare con il Grey, che non è proprio carino. Raga, se lo va a fare lui. Certo, però non si è ricaricato la vita il bro, però, eh. Raga, no, la Lily no, però, eh. La Lily, se usa il gadget, è un bel problema. Kit, raga, io volevo fare danni, perché sennò era un macello. Godo. Ok. Ok, dice, stavo per dire spero. No, raga, ma quella c'ha 3 power up, maledetta. Maledetta. Fa male. Secondo me la Lily sta tipo dentro uno di sti cespugli. Sì, vabbè, dai. Ma che cos'è? Ma che sfiga. Cioè, l'angelo ha sparato a caso qui così nei cespugli e m'ha preso. Ok, è morta la Lily però. Ma a me mi sa che basta una terza posizione, eh. No, non lo so. Non facciamoci calcoli. Andiamo più in là possibile con le posizioni. Ok, intanto la quarta posizione però l'abbiamo portata a casa. Qui se questi fightano a me fanno solo che un favore. L'angelo sta cercando di portare di più qua possibile la Macy, sperando che io la pushi, secondo me. Però io aspetto un po' la tempesta. No, raga, però se viene qua non posso aspettare. Non posso. Ok. No, raga, ho miscliccato. Mi si stava ricaricando la vita. Dobbiamo stare attenti al Barry, eh. Ma l'angelo ha fatto proprio un giretto un po' così. L'avevo visto e si stava avvicinando verso di qua. Ok. Raga, questo c'ha 78 power up. E soprattutto c'ha il vantaggio di potermi sparare al di là dei muri. Aia, vabbè. Raga, è abbastanza tosta mo, eh. Forse ce la famo, forse ce la famo. No, è più forte la cura che la mia... Che l'infuocata. Giusto, si può curare lui. Mamma mia. Bella win però, eh. Bella win, la concludiamo così. Mi ero dimenticato che lui... Cioè, nel senso, lo sapevo che lui si poteva curare, ma non pensavo fosse molto più forte rispetto alla scottatura di Pearl. Va bene, ragazzi, va bene. Dai, ci siamo portati a casa comunque un bel po' di trofei. Più di un centinaio, teoricamente. O comunque circa un centinaio. Vi ricordo il codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Lasciatemi un mi piace per supportare questi video shop, anche perché poi deve arrivare anche quello di Iris. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!